È sua questa moto? Eh beh sì, è mia. Questa moto, un divieto di sosta è sua? Sono 140 euro di contravvenzione. Perché certo il suo scarsissimo senso civico le suggerirà che i marciapiedi sono fatti per farci cagare. I cani dimenticherà le moto in divieto di sosta. No, era impossibilitato. 140 euro di contravvenzione. Ma guarda te. Ha visto che c'è anche una lampadina rotta qua? Bravo Congo, così mi piace. Ma che infame! Della targa infangata che non si vedono i numeri. Ma che fa? Cioè si sta ribaltando la situazione. Cioè quello lì mi stava rubando la moto. Non alzi la voce con me, ha capito? Non alzi la voce, scusi. Sta ribaltando. Abbassi la voce con me, ha capito? È sua questa moto? Certo che è mia. È in grado di dimostrarlo? Eh sì. E allora mi mostri i documenti, su, facciamo andare le gambine, non solo quella bocca irritante, ha capito? Vengo giù, va bene. Perché lei vengo è veramente giù. Irritante. Sì, 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 vengo su, giù dai. Adesso. Ha visto che ci sono anche le gomme Senti, liscia. Senti, Costa d'Avorio, mi hai rotto i coglioni adesso. Vuoi fare il vigile, fai il concorso, non è che mi ciuli il lavoro. E che cazzo, dai, su, camminare, dai. Faccio vedere io questo fenomeno qua adesso. Targa infangata, fanalino, divieto di sosta. Sono 3 qua una... Creda, io non immaginavo che... Ma cos'è successo? Soffro di formicolio estremo. Cosa? Cioè faccio il riposino pomeridiano e mi si addormentano le gambe per un paio d'ore. Presente quando dorme col braccio sotto il cuscino e il braccio perde di sensibilità, no? Tu ti svegli e c'è lì il braccio e fai oddio, chi è questo qua? Chi è un pervertito? Oddio, oddio, oddio. E poi piano piano prende sensibilità e capisci che è il tuo. Ecco, questo mi succede alle gambe. Potrei camminare, solo che faccio un po' fatica. Se rimango fermo è meglio, insomma. Non è che si addormentano a caso, eh? È che mi dorme il gatto proprio qui in questa posizione, mi schiaccia le arterie femorali e... Non è un gatto normale, pesa 74 kg, Da quando l'abbiamo castrato si è scionfato fuori in una maniera esagerata. Non mangia più neanche nella sua ciotolina, no? Devo fargli un bussolotto con la carta di giornale, glielo metto direttamente in bocca e gli verso i croccantini, così... 2 chili di croccantini al giorno. Vedesse quando la fa nella sabbiera. Vengono anche da altri quartieri, risate. Bellissimo. Adesso è così grasso, praticamente non si vedono più le zampine. Cioè si vedono solo i polpastrelli con le unghiette così. E va in giro striscia così per la casa. Ogni tanto lo prendo per la coda, spazzolo il parquet così, un pochettino. Ieri l'ho lanciato, tipo curling, mia moglie davanti con la scopettina. Zona medaglia. Bel gattone. È che gli piace ancora andare sul tetto anche in quelle condizioni. Io l'ho visto a gran, proprio sulle tegole così, faceva. È arrivato fino in cima, solo che poi c'era un po' di umido, sem, è scivolato giù come un bob a uno, velocissimo, è andato fino in cortile. C'era mica parcheggiato il Porsche Cayenne del vicino. Ha sfondato il tettuccio, sui sedili dietro dormiva il pechinese. Ce l'ha proprio spiaccicato così. Adesso sui sedili c'è sto cane così che gli dentini mezzo di così. Perché si è accorto che stava arrivando, si è girato. Ha messo 2 biglie al posto degli occhi. E... Tra l'altro il padrone del Porsche mi ha anche ringraziato perché è dello stesso colore, sembra una serigrafia. Dici, bello, bello, gli dicono così. È proprio un bel gattone, va là. Finito di dire cagate? No, se entro 3 secondi non mi dà patente e libretto, sa dove gliela stampo la serigrafia? Su quella bella faccia da furbino, dai, facciamo vedere, andare le manine, su, o ci abbiamo il formicolio estremo anche lì, dai. Fare andare le manine. Dai, su. Uè, San Marzano, spostati da lì, dai, su. Ehi, chiaro con le parole, eh. Chiaro con le parole. Dai. Quello lì si sdraia sulla moto. C'ho mal di schiena. C'ho mal di schiena? Allora? Allora viene uno col mal di schiena e si sdraia sulla moto. Ma cosa facciamo? Lo ammazziamo? Pena di morte? Allora passa uno col mal di denti e gli facciamo sgagnare i copertoni.
Ma via. Ma cosa c'entra? Ma è una similitudine. Similitudine! No? Mi risolva questa similitudine, Giovanni Storti. Sentiamo. Residente in via Montello. Sì. Qua siamo in via Scasazza. Sì, come sì. Mai non abbiamo fatto il cambio non di residenza? Non ha fatto il tempo a come fare mai? Il cambio. E come mai, signor Storti, non ha fatto in tempo? Perché gli uffici sono aperti dalle 2 alle 4, dalle 2 alle 4 io sono così e non posso andare. Purtroppo sono 220 euro di contravvenzione che 220. Si aggiungono. Per colpa di questo. Certo, certo. Ma gli ho dato un colpettino. La violenza mai, eh. Ma non mai, è violenza. Perché qui si passa dal civile al penale in un attimo. Ma non gli ho fatto niente. Neanche la Cirielli la tira fuori a lei. Ma non gli ho fatto niente. Guarda! Guarda! Allora! Non gli ho fatto niente. Madagascar! Allora! Non ci vedo più! Non ci vedo più, gli ho dato un colpo qua, c'è il nervo ottico sulla spalla. Sai che ci sono delle ripercussioni gravissime. E allora Eritrea, dai! Ho preso anche il colpo di frusta. Il colpo di frusta colpo ho preso di frusta, anche. Si riportò al circo allora col colpo di frusta. Ma dai! Non vedo più niente. Dai, colpo! Vedo solo puntini. Sì, oddio! Vedo solo puntini. Puntini. Ecco, bravo, unisci i puntini e viene fuori quello che sei, stronzo. Sì, sono le palle del gatto, Leo. Le ho fatte mummificare perché c'ero affezionato. Deve vedere il gatto se le lecca ancora, fa. Indovinate? Un animale con dei problemi? L'ho fatto male. Sfigato. Ecco, adesso... Ah, sì! Bravo. Lo stercoraro! Bravo. Bravo. Stercoraro. Cosa ci vuole? Sì, che porta avanti la pallina di cacca con la spalla. No, 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 no.